È tremendo. Possiamo pubblicare su YouTube un evento del genere? Provo. Una zucchina in mano, spero di no. Provo pubblicazione. Allora, loro li avete riconosciuti, sono dei mammiferi, ancora. Eccoli qua, sono, li abbiamo incontrati nella loro solitudine. Possiamo vedere la speranza di questo incrocio di carte che c'è stato tanto tempo fa. Vedete quei cassonetti? Venite qua, si rifiutano anche loro di venire. Fanno penitenza, sono coricala. Eccola qua, coricala. Ecco lei, che questa ragazza bonsai. Smettila. Allora, Polifemo è qua con noi quest'oggi per raccontarci una storia già mai vista su questo pianeta. Là potete vedere una roccia dalla quale si lanceranno i cantanti, questi cantanti che ieri hanno pago, dice io, zero assoluto, diceva Gesù, per tornare su questo pianeta. Quindi mi raccomando, 35 anni festeggiati ieri di Radiolina, nel mezzo del cammin di nostra vita, diceva mio collega, mi ritrovai per una selva oscura. Ecco che passano i soccorsi, andiamo ai soccorsi e iniziamo finalmente, iniziamo finalmente la festa del vento. Questo evento che si è svolto il 23 luglio del 2010, ecco che ha estratto la pietra verde, Polifemo, e l'attaccherà a Penelope, moglie di Ulisse, che vedete qua, è tornato a Itaca. Allora, allargo i ciuccio e mentre di schiacciare zanzare. Io credo che sia un momento devastante nella nostra storia. Il vento si solleva e col Sahara, il deserto in cui Gesù ha incontrato il suo amico nemico. Guardate la moltiplicazione dei pesci, pesci che saltano, poeto, poetale, Bighere Fantasia, Rossa Fantasia, Bighere Zoleno. Signori, inizia il programma al servizio della madre. Io ho estratto il cervello di Patrizia qua, lo mettiamo sul tavolo, io faccio autopsia. Pensa, da un chilo 3 a un chilo 4. Cioè, anche quello della Montalcini, perché i mammiferi hanno un cervello che pesa un chilo 3 e un chilo 4. È pulito. Il problema del cervello è la ricettività. Cioè, il cervello è un ricettore di che cosa? E parte la base qua. Ci mettiamo la sigla qua. Ricordami il tuo cognome. Simone. Oh, vedi? Ti chiamerò Pietro. Quindi, vedete Gesù? Mistero. Volete sapere perché Ralph Lauren ha fatto un cavallo con un cavaliere incorporato? L'ha fatto perché è anche lui uno strumento della madre. Tutti siete strumenti della madre, però, come dicevi tu, fatina mia, bisogna diventare ora consapevoli strumenti della madre. Perché Gesù era mischiato nel padre ed era all'unisono col padre? Cioè diceva, ecco i due pull, padre e figlio. Normale che stavano sempre insieme. I pullman sono solamente una manifestazione di questa storia. O pensate che ci siamo messi d'accordo voi pull? Grazie.